gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città. Allora c'è Michele che aspetta. Michele Firmo che è presente, lo ringraziamo, presente per questa seconda edizione. Premieremo tanti allenatori, c'è il miglior allenatore, ma ci sono anche altri allenatori durante questa serata, quindi una crescita in questa stagione per gli allenatori. Intanto buonasera a tutti e agli amici che sono qui sul palco. Intanto vorrei premiare io un ricordino come Ajax per te e per il presentatore, perché noi come Ajax vogliamo che la nostra associazione venga, quando siamo invitati ci teniamo molto, in particolar modo quando si parla di calcio, quindi andiamo di quello che noi possiamo come Ajax. Grazie, voglio... come si dice, conta il pensiero, giusto? Ci mancherebbe. Sono qui, grazie al distintivo dell'Ajax. In previsione che perderò gli altri capelli per la prossima stagione, quindi... il cappellino per Antonio Pellegrini. Quante cose per me, hai visto? Di più? Grazie, grazie. Benissimo, grazie a Michele Firmo, presidente Ajax, e abbiamo qui l'assessore provinciale allo sport, Attilio Tucci. Il prossimo anno di questi tempi non sappiamo ancora quando esattamente si voterà, quindi possiamo già fare anche per quanto le riguarda un bilancio dei 4 anni sin qui fatti da assessore allo sport. Beh, gli anni sono 3, non 4, perché io sono stato nominato con una... Sì, dopo, sì, è vero, sì, è vero, sì. Ma uno deve essere forse soddisfatto, guai se non lo fosse. E ho tante altre aspirazioni e spero che si possano concretizzare nel prossimo futuro. Io da Morabito avevo avuto un mandato specifico, quello di riavvicinare allo sport non tanto come fatto esclusivamente ludico, ma creare un feeling diretto tra la società e lo sport, cioè far vedere come attraverso lo sport sia a livello giovanile è possibile creare i presupposti perché i ragazzi vengano allontanati dalla strada, si possono abituare di nuovo al rispetto delle regole. Chi gioca bene deve sempre rispettare le regole, quindi per una provincia come la nostra questi risultati sono già abbastanza importanti. E poi creare degli spazi anche per quanto riguarda la possibilità di utilizzare lo sport in genere come un momento di promozione della provincia. Io penso che in questo ci siamo riusciti, la speranza è che la gente con il loro voto ce lo faccia rifare fra 5 anni. Benissimo. Gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città.